Sono carabiniere da 26 anni e maresciallo da 15. Ma le più belle soddisfazioni che ho avuto sono quelle segrete. Cioè quando sono stato costretto ad agire non da maresciallo ma da uomo, da amico, senza però far niente contro la legge, si capisce, mettendo a profitto la mia esperienza, diciamo così, di investigatore. Per esempio, tu ricordi, Ravanini, quella bella canzone piemontese? Beh, figurati se non la ricordo. Tu piuttosto, scommetto che non sai neanche cosa vuol dire Ravanini. Se io non ricordo che... Beh, allora, sentiamo, su. I Ravanelli. Eh beh, è una bellissima, una vecchia canzone piemontese. La cantano sempre le sere della festa. Io mi dimentico sempre che tu hai una moglie piemontese. Eh beh, la cantano le sere della festa. Voi pieme giovani, culca pianta i ravani al ciar la luna. Oh, 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 oh. Voi pieme giovani. Ma scusami, che cosa c'entrano i ravani? C'entrano. Era un fischio convenzionale, un fischio di richiamo, diciamo un fischio di famiglia. Ecco, mi trovavo in licenza, in abiti civili, in quell'occasione una volta tanto, al paese di mia moglie. Da mia suocera, che allora era viva, poveretta. Quell'anno eravamo andati a passare una settimana là da lei, in vacanza, un paese a mezz'ora di macchina da Torino. Ero andato a fare una partita a dama con il dottore e il segretario comunale. No, no, devi mangiare. Stai zitto. No, lascia stare. Certo. No, devo mangiare per forza. Ecco, scusa. Sì, vabbè, ma anch'io l'avevo vista, vabbè, non lo sapevo io. Buonasera. Oh. Ciao. Zio Gigi, devo dirti una cosa. Cosa c'è? Devo dirti una cosa. E dimmi sta cosa, avanti, parla. Mi hanno detto di dirtela da solo. Solo a me? Ma che sono questi misteri, eh? Scusate un momento. Prego, prego. Vieni qua. Vieni. Allora. È arrivato da Torino Giallinotti, vuole parlarti. Giallinotti quale? Carlo, l'orefice, è venuto a cercarti a casa della nonna. Ah. E dov'è adesso? Là fuori, che ti aspetta. Ma perché non entra? Vuole parlarti da solo. Solo a me? Ma tu lo sai che cosa mi vuole dire? Non lo so, non me l'ha detto. Scusate, mi torno subito. Prego, prego. Ehi, Menico, è successo qualcosa a gente di casa vostra? No, niente. Ma chissà perché è scappato. Ma, non lo so, non lo capisco. Vai a casa, Domenico. Maresciallo, è successo qualcosa? No, niente. Scusate, miei amici, sono venuto a chiamarmi d'urgenza, devo andare. Niente di grave, maresciallo. No, è un amico che... Allora continua tu, Ci vediamo domani. Buonanotte, Vittorio. Ma quello fuori, chi è? Giallinotti? Carletto. Giallinotti. Carletto. Sì, quello che fa l'orefice a Valenza. Ma chissà che vorrà con tanta urgenza. Chi lo sa? Vittorio, porta da bene. Vengo. Senti, tienimi fuori da questa storia, Carletto. Io sono in licenza, fuori dalla mia giurisdizione. Non ci vuole niente, mi metto in un sacco di guai. Sei in borghese, chi ti conosce? Ma perché non te ne vai dai carabinieri a Torino? Ma non lo vuoi capire? Non posso farlo sapere, se no sono rovinato e finisco in galera. Ma che galera, basta che tu provi che non ne hai colpa. E come lo provo se non mi aiuti tu? Ma che... Attento! Imbecille! Senti, vai via d'aggio e tieni la destra o scendo e ti pianto qua, a costo di tornarmene indietro a piedi. Scusa. Le conosco io? Non l'hai mai vista. E la tua ragazza, come si chiama? Malvina Fornero, l'amica Betty Pastore. E ha precedenti penali? Parli proprio da carabiniere. Va bene, allora. No, non credo. E pensare che proprio domenica scorsa sono stato sul punto di piantarla per sempre. E perché? Mi aveva scocciato.
Tornavamo dalla partita e Malvina, con quella stupida di Betty, non facevano altro che ridere. La volete smettere? Che abbiamo fatto? Ne ho abbastanza di sentirvi ridere come due stupide. Il signore ha perso al totocalcio, capisci? E quando mai ha vinto, eh? Glielo dico sempre, caro Giallinotti, di non buttare denaro al gioco. Cioè, lei preferisce buttarlo in affari sballati o magari... Beh, lasciamo perdere. Carlo, sta forse parlando delle 500.000 lire che ho prestato a Malvina per aiutarla ad aprire il negozio? Betty! Quello è un affare sicuro. E poi in ogni caso le cambiali le ho ballate io. Ma va a ragionare con le donne. Ma si può sapere quanto ha perso? 100.000. Ah! È un nuovo sistema. Sono 6 settimane che lo gioco. Dovrei giocarlo almeno ancora 3 volte per... Non sarai mica matto, no? Sta tranquillo, anche volendo. Beh, allora... Poco fa abbiamo quasi litigato. Non parliamone più, eh? È stato uno sfogo, ma non ce l'avevo con lei. L'ho capito benissimo. Sa, oggi... Sono un po'... Non è per il totocalcio. Altre grane. La capisco. Sono negli affari anch'io, no? Ci vediamo domenica. Ciao. Ma come te ne vai? Non andiamo a cena e poi al cinema? Non mi pare che Giallinotti ne abbia troppa voglia. Se volete vi accompagno a cena, ma poi al cinema no. Non posso far tardi. Mi devo trovare domattina presto in stabilimento a Valenza. E devo ancora riaccompagnarti a casa. Non si può, faremo troppo tardi. Se non vuoi accompagnarci non importa. Andremo da sole, Betty e io. A cena e al cinema. E stanotte come ci torni a Chieri? A piedi? No, non torno a Chieri questa notte. Dormo qui da Betty. Prenderò il pullman domattina. Fa come vuoi. Io però a Chieri ci devo andare. A far cosa? A riprendere il mio campionario e il copia commissioni che ho lasciato nel tuo negozio. Mi serve. Dammi la chiave, la lascerò alla tua commessa. Eccoti la chiave. Tu, prendila. Rimetti quella chiave nella borsa e vai con lui. Non gliela do vinta. Tu vai con lui. Io ho un po' di mal di testa. È meglio che stia sola. Mm? Arrivederci a domenica. Ciao. Ciao. Mica vi capisco voi due. Prima vi prendete per i capelli e 10 minuti dopo mi date addosso tutte e due. Già, perché quando tu litighi tieni il broncio per 15 giorni. Quando litigo io ho sempre ragione. Avevi proprio fame? Non ci vedevo più. Mi rincresce di averti guastato la serata. Oh, io vado volentieri in trattoria perché mi piace stare in mezzo alla gente. Ma quando ho fame, niente mi va di più di un caffè latte con pane e marmellata. Ma non vuoi veramente niente? Davvero? Almeno un caffè. No, grazie. Perché non ti fermi qui stanotte? Partirai domattina e 3 ore sei a Valenza. No, preferisco andare subito. Tanto non dormirei. Non si può sapere cos'hai. Non posso aiutarti. Se hai bisogno di qualche soldo, io ce l'ho. Grazie. Ma non è una questione di soldi. Almeno per il momento. Ma cos'è? Per me è un bel guaio. C'entro anch'io? No. Forse, indirettamente, per le conseguenze. Beh, è inutile farla lunga. Tanto è questione di ore. Probabilmente da domani sarò senza lavoro. Ti hanno licenziato? Formalmente no. Ma lo faranno domani mattina. Come lo sai? Venerdì sera, quando da Aosta ho telefonato in ditta a Valenza, la ragioniera mi ha detto di presentarmi lunedì alle 8 dal principale. E solo per questo? Il principale non richiama un viaggiatore a metà giro. Ma perché dovrebbe licenziarti? Hai fatto qualche pasticcio di soldi? Ma no, io no. Il figlio del principale ne ha fatti di grossi, con clienti e fornitori. E lui non ha robetta come me. Lui ha ramo gioielli, decine di milioni.
Scusa, ma tu che c'entri? Centro. La ditta è solida. Ma non può permettersi di perdere decine di milioni così. Da 2 mesi il vecchio sta facendo economia su tutto. Non chiude, ma ha già licenziato 5 lavoranti. E adesso è la volta mia. Ma dovrà pur prendere qualcuno per fare la tua zona. Se non chiude? C'è il marito della figlia. È buono a niente, ma ormai i clienti li ho fatti io. Non ha che da fare il giro e prendere le ordinazioni. E così anni di lavoro se ne vanno al diavolo. Ma tu sei in gamba. Troverai subito un altro lavoro, vedrai. Sì, vado a vendere sapone. Ma io sono nato e cresciuto fra questa roba. E non so fare altro io. Questa è tutta la roba. E qui ci sono gli incassi per le vendite in contanti. 320.000 in assegni, 63.000 in denaro e i bollettini di vendita. Signora Gina, perché il principale mi ha richiamato in sede prima del tempo? Oh, chi è? La sa benissimo che il cavaliere non ha l'abitudine di confidarsi con i suoi dipendenti. Non ha mica deciso degli altri licenziamenti. Perché non prova a chiederlo a lui? Cavaliere? Buongiorno. Signora Gina, faccia l'inventario del campionario e lo controlli con il carico. Se tutto corrisponde, faccia la ricevuta di scarico per il signor Giarinotti. Sì, cavaliere. Mi toglie il campionario. Vuol dare una mano alla signora Gina? Sì, cavaliere. L'inventario posso farlo da sola o con Monsieur Giarinotti? Se lui si fida. Per me è indifferente. Bene, allora venga con me che devo parlarle. Eccomi, cavaliere. Si sieda. Io vorrei... Sieda, le ho detto. All'edura, alla mia età, buttar giù con le proprie mani tutto quello che si è costruito in tanti anni di lavoro. E per colpa di persone alle quali avevo dedicato tutta la mia vita. Mio figlio, l'ho salvato dalla galera per pietà di sua madre. Mia figlia, sempre pronta a campar pretese. E mio genero, poi... E meglio ne parlene. Vede come sono ridotto a sfogarmi con un estraneo? Ah, ma io non mollo, eh? Faccio piazza pulita e ricomincio da capo. Quanti anni avevi quando tuo padre ti ha portato qui per insegnarti il mestiere? 8. Ti ho visto crescere, farti uomo, diventare un bravo operaio, un buon impiegato. Spero che lei sia un galantuomo. Non mi deluda. Vada alla cassaforte. È già aperta. Prenda il campionario là in basso e me lo porti qua. Qui ci sono davvero parecchi milioni. Più di 30. Ma allora non ti hanno licenziato? Vuoi che licenzino uno come me proprio al momento in cui c'è da rimettere in piedi la ditta? Racconta. C'è poco da dire. Il principale ha tolto al figlio il ramo gioielli e l'ha passato a me. Si guadagna di più? Parecchio, se uno ci sa fare. Parecchio quanto? Spiegati. Calma. Un po' alla volta, eh? Allora telefono subito a Betty. Aspetta. Glielo dirai personalmente. Sai che facciamo? Per festeggiare la promozione ce ne andiamo a Torino e facciamo bisboccia. Però anche Betty ha diritto a far festa con noi, no? D'accordo. E tu mi aspetti da lei. Io avrò un po' da fare per preparare gli appuntamenti al principale che viene apposta per presentarmi ai clienti.
Pina, chiudi tu il negozio, tiri la serranda fino in fondo e metti il lucchetto, né? Va bene, ci penso io, è la chiave. Eccola. Penserai tu ad aprire domattina? È probabile che io faccia un po' tardi. Vado subito a prepararmi. Ti vesti adesso? No, metto la roba nella valigia. Ah. Me ne presti uno per questa sera? Sei matta? Pensavo solo di farti fare bella figura. Come si fa a riconoscere un gioiello vero da uno falso? Guarda. Vedi che differenza di luce? Vieni un momento a salutare Betty. Non ho tempo, lo sai. È solo per raccontare. A raccontare basti tu in avanti. Ciao. Ciao. Vi telefono prima di passare a prendervi. Sì. E fatevi belle. Piccola mia, l'ho già detto per telefono alla tua padrona che non posso fissarle un appuntamento prima di domani al pomeriggio. La signora ha detto che sarebbe disposta anche fra mezzogiorno e le due. Sono io che non sono disposto. Allora niente. Domani alle 18, se la tua signora è d'accordo, e me la conferma a mezzogiorno, né? Va bene. Grazie. Arrivederci. Salve, signor Mario, come va? Beh, come vuole che vada. Ha riavuto la febbre? No, la febbre no, ma sento strani ronzii alle orecchie e non dormo più. Mario! Oui, madame Betty. C'è il signor Raineri che vuole parlarle. Ah, sì. Ciao, Betty. Ciao. Buongiorno, signor Raineri. Vuol venire di là? Prego. Venga, Mario. Sai, ci sono delle novità. Giallinotti ha avuto... Me lo dici dopo, eh? Buongiorno, Rita. Buongiorno, signorina Malvina. C'è caffè? Gliene preparo subito una tazza. Ma cosa ha Betty questa mattina? Mm. Quasi non mi ha salutata. È successo qualcosa? Quando sono arrivata le ho portato il caffè a letto, era come al solito. Poi ha avuto una telefonata e allora, Dio bene mio, prima ha litigato con me, poi col signor Mario, poi è andata in camera sua, ha preso tutti i vestiti e li ha buttati per terra, un terremoto. Poi è arrivato il signore che è di là adesso. Vado in camera della signorina a prepararmi. Le porto subito il caffè di là, eh? E lei aspetta questa mattina, all'ultimo momento, a dirmi che i soldi non ci sono. E come potevo immaginarlo? Pure venerdì sera il commendatore mi ha detto di passare questa mattina a ritirarli. E questa mattina il signor commendatore è partito. Ma a chi vuol darla ad intendere? Ma vedrà, signora, il commendatore è andato soltanto a Milano. Quanto vuole che ci resti? Un paio di giorni, tre al massimo. Ma lo capisce sì o no? Che se io non avessi urgenza assoluta non mi sarei mai rivolta a quello strozzino del suo commendatore. Ma scusi. Entro domani a mezzogiorno devo dare 5 milioni al mio agente di cambio. Contanti, non chiacchiere come le sue. O cambiali fasulle, come queste. Le riconosce all'odore, eh? Qui ce ne sono parecchie firmate dai suoi cari amici. Ma perché quel farabutto questa volta mi nega un prestito? E parli, non gli basta il 20%? Signora... E su, mi dia almeno questa soddisfazione. Beh, il commendatore ha saputo che lei gioca in borsa, è anche forte. E con questo? Non gioca in borsa anche lui, forse? Ma per lui è diverso, gli va sempre bene. Io posso andare in malora che lei non si scompone, vero? Emozionarmi è un lusso che non posso permettermi, soprattutto se è inutile. Bell'aiuto che ricevo da lei in un momento così... E lei non ha nemmeno un consiglio da darmi. Niente.
Beh, un paio di persone ci sarebbero, forse, che con un buon interesse e con delle buone garanzie. Garanzie? Ma se avessi delle garanzie mi rivolgerei a una banca. Le uniche garanzie che ho sono queste. Questi gioielli, le cambiali e una seconda ipoteca sulla casa. E la merce e le attrezzature del negozio? No, è tutto a nome del signor Mario, non mio. Però è tutta roba sua. Allora, bastano o no? Possiamo tentare. E tentiamo. Vengo anch'io con lei, voglio trattare io, direttamente. Non si preoccupi per la sua mediazione, ci penserò io. Alla macchina? No. Prenderemo la mia, torno subito. Mi sta bene, vero? Sì, sì, permetti, eh? Lo metterò stasera, che ne dici? Fai bene. Io ho finito in cucina, devo fare la spesa. Sì, sì, vai pure. Cosa vuole per pranzo? Carne, verdura? Non pranzo a casa. Ma per cena, allora? La signora viene con noi. Ah, bene, allora me ne posso andare via a mezzogiorno? Non farai tardi, spero. Non lo so. Devi vestirti, prepararti. Giallinotti ci porta a cena, a teatro e poi al night. Stasera champagne. Pensa, gli hanno dato il ramo gioielli. È finita con la chincaglieria. Sono milioni. Milioni? Il principale ha cacciato via il figlio per affidare il ramo gioielli a Giallinotti. Vedrai che roba. Stasera, quando verrà a prenderci, vedrai il campionario. A prenderci? Per andare dove? Festeggeremo la promozione. Ma figurati, ho proprio voglia di festeggiare. Oh, no, eh. E tu devi venire. Oh, senti, lasciami perdere. Rita! Rita, la borsa! Dov'è? E se sapessi dov'è, la prenderei. Cercala! Se hai da fare, non preoccuparti. Ti aspettiamo fino alle 9. Sì, sì, va bene. Rita! Rita, la borsa! Ti aspettiamo fino alle 9. Disturbo? No, niente affatto, s'accomodi. Del resto cosa vuole? Il mio pasto lucoliano è già terminato. Mi annoiavo di là. Ah. E poi volevo chiederle qualcosa. Ah, dica pure. Betty, nei pasticci? Sì. Questione di quattrini? Naturalmente. È una cosa grave. Ne ha viste di peggio, ma non in momenti così difficili. Non potremmo tentare di aiutarla? Non la prenda come offesa, ma penso che sia al di sopra dei nostri mezzi. Io dico che Betty se la caverà. Lei non è convinto? Boh, speriamo. Lei vuole bene a Betty, no? Le sono amico, questo sì. Perché non la sposa? Sposarla? Ma che le prende? All'età giusta. È ancora un bell'uomo. Nessuno saprebbe mandare avanti la bottega meglio di lei. Non ha vizi. Tranne la fissazione delle pillole. Anche lei è fissata che è una fissazione, né? Si sposi. Le passerà tutto. No, ho bisogno di restar solo, almeno la notte. Ma si dice che non dorme. E come mai passa tutte le notti sveglio? Ho paura. Paura? Di morire? Di vivere. Non capisco. Lo prevedevo. Bah, forse sembro più oca di quel che sono. Ma forse capirei le cose come tante altre, se ci riflettessi un po'. Purtroppo quando mi parlano di cose che non mi interessano o non mi fa comodo, le parole mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Come se non mi avessero parlato. Capisce? E secondo lei sarebbe un'occa? Parola che non lo faccio apposta, è come un interruttore che scatta da solo. Tac! Tac! Comodo! Qualche volta sì. Ho sopportato tanta miseria a casa mia che se non avessi imparato presto a non pensare ai guai... mi sarei buttata nel po' chissà da quanto. Vabbè, mi aiuti a convincere Betty a venire a cena con noi. Si distrarrà un po'? Lei ha molto cuore. Non lo faccio solo per Betty. Pensarla a casa disperata mi rovinerebbe la serata. Adesso tiro fuori il suo vestito da sera e glielo faccio trovare pronto e stirato sul letto. E io penserò alla sua conciatura. Lei è un tesoro. Prego, s'accomodi. Vediamo un po'. Shampoo.
Soirée d'amour pour mademoiselle. Cachet. En rêve. Biondo, numero 22. Toupé. Velours de Chine. Rita? Rita! Ma non c'è Rita? No, è andata via a mezzogiorno. Ho ottenuto 24 ore di dilazione dal mio agente di cambio. Benissimo. E 1 milione in prestito a 10 giorni. 30%. Beh, è già qualcosa, no? Sporca gente. Non ho mai subito tante umiliazioni. Senta. Senta, Mario. Crede che quel suo conoscente sarebbe sempre disposto a rilevare la bottega? Beh, ora non saprei. Posso parlargli? Lo vede anche lei. Non c'è altra soluzione. Quando potrà parlare con quella persona? Domattina, prima che lui esca di casa. Ma non può farlo subito, questa sera. Non saprei dove trovarlo. Vive solo, rincasa tardi. Bene. Mi affido a lei. Farò tutto quello che è possibile. Per chi è questo chignon? Per la signorina Malvina. È ancora qui. Oh, stasera ci saranno festeggiamenti. Festeggiamenti di che? Dei milioni. Milioni? Dei milioni che il signor Giallinotti guadagnerà in futuro. In futuro? Il principale gli ha dato la rappresentanza dei gioielli. E anche un campionario che vale più di 30 milioni, ne? 30 milioni? E Malvina non mi aveva detto niente. Invece Malvina dice che gliene ha parlato appena arrivata, ma lei non le dava ascolto. Eh già, con i guai che ho per la testa. Signor Mario? Oh, Betty! Betty, come va? Che cos'è? Cos'è successo? Non ti ho mai visto piangere. Oh, niente. È passato. Questa mattina ho avuto delle contrarietà. Ho dovuto tener testa a una banda di imbroglioni. E sai com'è? Quando tutto è finito, si crolla. Tu piuttosto, cara, devi scusarmi per questa mattina. Figurati. Mario mi ha riferito di Giallinotti. Sono tanto contenta per te. Verrà più tardi a prenderci. Tu sarai con noi, vero? No. No. Dopo una giornata come questa, andate voi due. Vuol dire che vi aspetterò al ritorno e faremo un brindisi, eh? No, non ti lasciamo sola proprio questa sera.
Ma allora... allora perché non restiamo in casa? Come in casa? Eh sì, qui possiamo stare molto allegri, fare quello che vogliamo. Perché non glielo dici subito? Sai dove trovare Gialinotti? Vado subito a telefonargli in albergo al bar. Vedrai che si convincerà. Brava! Senta, Mario. Senta, posso dare un consiglio? No. Ho già deciso quello che si deve fare. E in questa faccenda avrei una parte anch'io? Malvina! Betty! Malvina! Mario, per favore, apre lei! Oui? Sì, apro io. Il cancello era aperto. Buonasera, signor Gianni. Buonasera, Mario. Senta, mi dà una mano, per favore. Via pure, signore. Ecco qua. Porto io tutto quanto di là. E voilà. Bene. Ciao, Carlo. Aha. Buonasera, Carlo. Buonasera, Betty. Fatti vedere. Mario, è suo questo capolavoro di ragazza? Oui, oui. E chi osa toccarti? Ti piaccio. Aspetta che poso il campionario e te lo dico, eh? No, no, la signora Betty dice che lei non può entrare. E dove posso metterlo? Là, in ufficio. Bene. Allora, buon divertimento, né? Ma come, non si ferma con noi? Per me è passato il tempo delle cenette. Ah, a proposito, abito proprio là di fronte, sì. Ho il sonno assai leggero, quindi vi prego di non far tanto chiasso. Terremo il volume basso. Buonanotte. Buonanotte. Ah, congratulazioni, né? Grazie. Adesso me lo dai un bacio. Malvina! Eccomi! Arrivo. Eccomi. La tua pettinatrice fa baldoria, né? Beata lei che ne ha voglia. Io non vedo l'ora di ficcarmi nel letto. Che ora è? 9:45. Oh, ahimè, il fumo mi fa male. Quasi quasi vorrei lavarmi le mani. Ho messo anche la sigaretta nell'acqua. Oh, come faremo? Oh, ma ho l'impressione che la sigaretta si stia trasformando. Sì, in poltiglia. Signori, signori, attenzione. Indovinate che cosa è diventata la sigaretta. Signori, signori. 1000 lire! Ah, brava! Bravissima! Hai già visto che bravo! Scusatemi. Pronto? Ah, sì, dica pure. Sì, certo, faccia pure la consegna. (Ride)
Guarda un po' se devono telefonare a quest'ora per dire che è arrivata una cassa. Beh, allora, sono stata brava o no? Bravissima. Oh, sei un fenomeno. Accidenti, sono già le 10, devo telefonare ancora all'albergo del principale. Ma prima voglio far vedere il campionario a Betty. Ma perché non facciamo il gioco delle bottiglie? Sì, dopo, abbiamo tutta la notte davanti, eh? E lei si prepari a fare... Ah! Faccia presto! E adesso? Carlo, che cosa c'è? I ladri hanno rubato il mio campionario. Cos'è successo? I ladri! E ora, cosa devo fare? Non pensi che... Hanno rubato anche le mie gioie, quasi un milione. Sono rovinato. Ma come hanno fatto? Non abbiamo sentito nessun rumore. Il mio campionario. 30 milioni. Sono rovinato. E io allora? Non ho nessuno che mi ripaghi io, non ho l'assicurazione io. E che cosa ne viene a me dell'assicurazione? Ma come? L'assicurazione non rimborsa il furto? Al principale? Lui magari qualche soldo lo prende. Ma io? Io cosa gli dico al principale? Cosa fa? Cosa fa? Mi ridà il posto? E giù le mani! Se la prende con me adesso. Carlo! Carlo! Cosa vuoi ancora? Carlo, dove vuoi andare? E lasciami! Dove vai? E piantala! È andata meglio di quanto credevo. È andato via. Non ci posso credere. Ma levati. Ma se come dici tu, mobili, manichini rovesciati, cassetti aperti, per rubare il tuo campionario che era là, appena in vista. Cercavano i soldi, i gioielli di Betty. Ma va. Non penso una parola di quello che dici. Tanto è vero che non hai chiamato i carabinieri, ti sei rivolto a me. E come mi presento, principale? Aveva puntato tutto su di me. Tacci, sono cascato come uno stupido. Figurati. Chissà dove a quest'ora il tuo campionario. Dovevi fare subito la denuncia, dovevi fare. Ma denunciando Betty avrei coinvolto... anche Malvina. E forse lei... non era d'accordo. Te ne sei innamorato fino a questo punto, eh? Ma sì, sì, tutto bene, le ripeto, come avevo previsto. Non si preoccupi, signor Mario, ci penserò io, lei non c'entra. E non si muova di lì, ecco, è meglio aspettare ancora un po'. Sì, va bene, ho telefono, vengo. Carlo sarà andato alla polizia. Ne dubito. Visto che non l'ha fatto subito, avrà le sue buone ragioni. Cosa vuoi dire? Non ti capisco. Il campionario, tu l'hai visto? Sì, stamattina, sì. Ma questa sera, qui a casa mia, tu l'hai vista? No, ho visto solo una valigia.
E dentro la valigia tu hai visto? Non ho guardato. E allora, se la polizia ti interroga, devi dire che hai visto la valigia, non quello che c'era dentro. Io poi non ho visto neanche quella, sicché... Pronto? Chi parla? La signora Pastore. La signora Betty Pastore? Sì, Betty Pastore. Chi è? Sono un amico del signor Giallinotti. Ah, dica, dica pure. Signore, purtroppo è successa una disgrazia. Una disgrazia? Sì, in macchina contro un camion. Un camion? Ma è grave? Deve essere operato subito. Ma ci sono probabilità che si salvi? Poche purtroppo, poche probabilità. Ha perso conoscenza? No, fino a questo momento non ha perso la conoscenza. Ma ha detto... Anzi, le telefono perché lui vuole sapere se la signorina Malvina è ancora lì. Sì, è qui. Ah, è lì? Sì, è qui con me. Senta, mi ha detto di dirle... Me la passa un momento al telefono? Sì, certo. Ecco, è un amico di Giallinotti. Pronto? Sono un amico di Giallinotti, signorina. Sì, ma... Un incidente d'auto. Cosa? Contro un camion. Dove? Poco lontano da qui. Senta, ma non le ha detto niente per me. Pronto? 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 Ah, il diavolo, l'hai attaccato. Ti ha detto almeno in che ospedale si trova? No, non mi ricordo niente. Ma su, cerca di ricordare, ha parlato del furto. No, non mi ha detto niente. Pronto, Mario, sono io. Giallinotti ha avuto un incidente. Un incidente d'auto, è gravissimo. Da chi l'ha saputo? Non so, ha telefonato un amico di lui. Dove? Non mi ha detto dove si trova, non ho fatto in tempo a chiederglielo. Senta, lei intanto cerchi di informarsi agli ospedali, al pronto soccorso. Qua intorno, non può essere andato molto lontano. Appena sa qualche cosa, telefoni, subito. Non perda la testa. Ah, sì, sì, certo. Lo sapevi che lo avresti rovinato. Perché smettila. L'hai fatto? Smettila. Mi avevi giurato che l'assicurazione l'avrebbe rimborsato. Basta! Perderà l'impiego. E va bene, ne troverà un altro. E se muore? Amen! Vigliacca! Vigliacca! Piantala! Sono l'amico di Giallinotti, quello che ha telefonato poco fa. Dovrei consegnare una cosa alla signorina Malvina. Sera. La signora Betty? Sì, sono io. Posso entrare? Prego. Grazie. Come sta Carlo? Ma come è capitato? Si è buttato con la macchina contro un camion. Buttato? L'ha fatto apposta? Non si può spiegare altrimenti. Ma lui, Giallinotti, le ha detto, ha confessato perché ha voluto fare una sciocchezza simile. E in fondo era felice. No, no, purtroppo. Non mi ha detto niente. Resterà un mistero. Povero Carlo. Su, fatti animo. Ma possibile che non ci sia nessuna speranza? Quando sono andato via stava male, molto male. E l'avevano già operato? Si preparavano a farlo. Possiamo telefonare all'ospedale, dov'è il telefono? È di là, venga. Cosa le ha dato da consegnarmi? Dopo, sentiamo prima l'ospedale. Thank you.
Ecco. Adesso telefoniamo all'ospedale. Mi dia il reparto chirurgia, per favore. La capoturno? Sì, sono l'amico di quel giovanotto. Sì, sì, incidente d'auto. Il numero 27, sì. È stato operato? Come? No. Mi sembrava, ho capito, collasso cardiaco. Capito. Sotto l'anestesia. Sì, sì, vengo subito, grazie. È morto? 5 minuti fa. No. No. No! Su, su, cosa vuoi farci? L'abbiamo ammazzato noi! Smettila. L'abbiamo ammazzato Smettila. Noi! L'abbiamo ammazzato noi! Smettila. Coraggio, signorina Malvina. Capisco il suo dolore, ma ormai non c'è più niente da fare. Adesso devo correre all'ospedale per le formalità. Vuole venire con me, signorina Malvina? No. Non potrei. Va bene. Mi dia quella cosa che le ha detto di darmi. Ah, già, infatti ero venuto qua per questo. Il povero Giallinotti me lo ha tanto raccomandato. Ecco. Che cos'è? Una piccola chiave. La chiave del campionario che lei gli ha rubato con la complicità della signorina Malvina qui presente. Ma cosa sta dicendo? È diventato matto anche lei? A me non importa mandarvi in galera tutti e due. E ormai non importa più nemmeno al povero Giallinotti. Ma non voglio che la facciate franca tutti e due. Per la sua memoria non posso permetterlo. Fuori. Vada fuori. Aspetti. Fuori di casa Aspetti. Mia, fuori. Le ho detto, vada fuori, vada fuori. Ma fermala, vada fuori. Fermala. Vada via. Via. Me lasci finire. E poi se vuole esco e vado diritto dai carabinieri. Va bene così? Ma che cosa c'entra lei? Il campionario non era suo e Giallinotti è morto. Già, ma si tratta di un furto di valore non indifferente. E con qualche aggravante, associazione a delinquere. E si procede d'ufficio. Esiste una sola possibilità per lei e la sua amica. Che si tratti di uno scherzo. Ma che sia uno scherzo bisogna provarlo. Capisce? Adesso io e la sua amica la lasciamo libera. Non vogliamo né seguirla, né vederla. Lei gira, cerca, in casa, fuori, finché trova il campionario del povero Giallinotti e la porta qui. Intatto. Va bene? Beh, le do un quarto d'ora di tempo. Altrimenti si procede d'ufficio. D'accordo? Ha bisogno di telefonare a qualcuno, di uscire. Bene, è libera di farlo. Un quarto d'ora. Betty! La lasci fare. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Compare, eh? Come si chiama? Mario?
Quanti anni ha? 23. Incensurata? Come? Dov'è nata? A Torino. Padre, madre? Non li voglio vedere. Ma perché ha fatto una cosa simile al suo amico? Io non ne sapevo niente, glielo giuro, né? Ragazza mia, non sta parlando con Gialinotti. Non pensavo che Betty volesse veramente. Mi deve credere. Betty mi aveva giurato che con l'assicurazione io gli volevo bene. Mi creda. Gli volevo tanto bene. Ah, già. Ragazza mia, chissà cosa cercate voi dalla vita. Chissà cosa volete. E poi vi succede questo. Bene. No. Ma in fondo chi è lei? Con che diritto fa questo? Perché non telefona ai carabinieri per domandare chi sono? Facendo adesso? Qualcuno che sia in grado di controllare il contenuto ci vuole, no? Se manca niente. Credo che ci sia tutto. Ma è uno scherzo. È uno scherzo. È Gialinotti. È vero. È vero che è uno scherzo. Ma perché? Dica. Ma non mi crede. Stupida anche tu, ma è uno scherzo, è da ridere. Perdonami, ti prego. Oh, Carlo, Carlo. Era uno scherzo, perdonami. Oh. Vedi, francamente, in quel momento ho capito come l'amico Gialinotti avesse potuto perdere la testa fino a quel punto. Sì, ma la Betty come ha fatto a recuperare il campionario così in fretta? Mario, il gerente del negozio, abitava di fronte a pochi passi. Ah, Mario era il complice. Complice? Compare nello scherzo. Si può dire che ha fatto tutto Betty. Ma davvero tu pensi che fosse uno scherzo? Diamine, non poteva non essere uno scherzo. Altrimenti a quest'ora tutte e tre starebbero certamente al fresco. Invece dove sono? La signora Betty e Mario è in prigione. Per altri scherzi? Mal riusciti. E Malvina? Malvina ha cambiato vita. Lo spero. Quello che è certo è che ha cambiato nome. È diventata la signora Gialinotti. Ah, l'ha sposata. Bravo. Proprio bravo, magari no.
Ma è giustificato, sì. No, bravo, bravo, bravo. Sono sicuro che oggi lui è un uomo felice. Che miseria. Casa può invitare gli amici a bere qualcosa. Solo chi ha un sorriso da regalare può credere nell'amore. Niente.